Federconsumatori Abruzzo in modo particolare in questo periodo si sta occupando di una problematica che interessa diversi cittadini, quella dei buoni postali. Ci sono state alcune problematiche riscontrate, ma Federconsumatori sta portando avanti una importante battaglia per restituire giustamente il mal tolto ai cittadini. Sì, è proprio così. Infatti è da qualche anno che portiamo avanti queste problematiche. Fino a 2 anni fa le risolvavamo tramite l'arbitro bancario. Dal 2022, aprile 2022, è stata accolta un'eccezione da parte delle Poste di incompetenza dell'arbitro bancario e quindi siamo così convinti delle nostre tesi che ci siamo rivolti al giudice ordinario e stiamo avendo le nostre soddisfazioni. 2 sentenze sono proprio di ieri favorevoli e l'altra dei primi di giugno. Spieghiamo perfettamente cosa è accaduto. È accaduto che i risparmiatori si sono ritrovati negli ultimi anni con dei buoni a termine, abituati invece come erano a vedere buoni trentennali, poi successivamente ventennali, e quindi non sono stati così attenti da tenere presente queste prescrizioni. Il buono infatti si prescrive dopo 10 anni dalla scadenza. E noi sostenevamo, continuiamo a sostenere che chiaramente non possiamo andare contro la legge, però la stessa legge che ha posto queste scadenze ha obbligato le Poste a dare unitamente al buono anche il foglio informativo, cosiddetto FIA. Questi fogli informativi non sono stati dati, o quantomeno le Poste non sono state mai in grado, almeno per l'esperienza maturata fino ad oggi, a provare che erano stati consegnati, e quindi questo è il motivo preminente per cui i giudici accolgono le nostre richieste.